Vieni, o spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso da Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria al Padre, al Figlio, che è risorto dai morti, e allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il cuore di questo testo è accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. Accendi, accendi. Io credo che l'immagine che meglio rende la festa di Pentecoste, buona Pentecoste a tutti, è proprio questo accendere, accendi, lumen sensibus, accendi, si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, e poi sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Credo che ci troviamo nel cuore di questo rapporto tra ciascuno di noi e lo Spirito Santo. E vorrei immaginare questo momento insieme a voi, pensando a Francesco e a Chiara, che a un certo punto stavano insieme pregando, e da Assisi guardano Santa Maria degli Angeli e vedono un fuoco, un bagliore. Si preoccupano perché probabilmente pensavano si fosse acceso qualcosa, andava a fuoco il convento, e invece era l'amore di Dio, lo Spirito Santo che riempiva quel luogo. Ecco, io vorrei che la nostra vita fosse immaginata così, così, accesa, accesa. Ricordate, siamo lì ad accendere, lo Spirito Santo questo fa, ed è con questo spirito che noi ascoltiamo il Vangelo di una delle feste più importanti della Chiesa, Pentecoste, dove la tana dei discepoli diventa il luogo della ripartenza, dove potremmo dire le nostre chiusure, i nostri egoismi, il nostro aver paura, diventano l'opportunità di Dio, diventano l'occasione per sprigionare la luce. Vedete, qui ci sono stasera tante macchine, probabilmente c'è la veglia di Pentecoste, stasera in molte chiese si celebra la veglia di Pentecoste, e sono venuto qui a San Rufino, la chiesa madre, perché è dal cuore della chiesa che parte l'azione dello Spirito Santo, è dalla comunione nella chiesa che parte l'azione dello Spirito Santo, è dalla comunione tra noi che parte l'azione dello Spirito Santo. Ed è con questo spirito allora che vogliamo ascoltare il Vangelo di Pentecoste, facendoci gli auguri perché ognuno di noi possa essere un uomo, una donna, un giovane, un ragazzo, un anziano, un'anziana aperta a questa azione. Più siamo aperti, più allarghiamo le braccia, più è il segno che questo spirito abita nelle nostre vite. Ascoltiamo allora. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà di quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà di quel che è mio e ve lo annuncerà. Bellissimo questo passo del Vangelo, eh? Straordinario, veramente straordinario. E vorrei con voi condividere tre suggestioni. Intanto il tempo, in quel tempo se volete, eh? Eravamo a pochi giorni dal 7 aprile del 30 dopo Cristo, perché l'avevano ucciso quel 7 aprile, ma pochi giorni dopo risorge, e dopo Pentecoste, dopo 50 giorni da questo 7 aprile, c'è questo momento solenne. I discepoli erano rintanati, era un periodo di gente contro gente. I discepoli perciò avevano paura, perché avevano timore di essere perseguitati, uccisi, quindi stavano rintanati. Ma era anche un periodo dove popoli erano contro, l'uno contro l'altro. Pensate ai romani che volevano conquistare e avevano conquistato la Palestina, e quindi c'erano chi insomma vessava il popolo, chi ne approfittava del popolo, e quindi si cercava di ribellarsi, ma soprattutto c'era una dinamica, cioè che bisognava fare delle cose per diventare belli, bisognava passare dal brutto al bello, bisognava sforzarsi per raggiungere Dio, bisognava uccidere per fare sacrifici graditi agli dèi. Era una realtà che dal basso partiva verso l'alto, e invece il tempo della Pentecoste ci dice che è il contrario. Scende lume senso, cioè lo Spirito Santo discende, in fondo è tutta l'azione di Dio che scende, lui scende e si fa carne. Francesco scende da cavallo e si fa prossimo. Noi scendiamo dal nostro egoismo e diventiamo belli. Non è un salire, è uno scendere, è uno scendere. E credo che questa sia un'azione incredibile, perché noi pensiamo chissà quanti sforzi bisogna fare, invece bisogna scendere, da ciò che ci trattiene, da ciò che ci impedisce di amare, da ciò che ci impedisce di tenere le braccia allargate, ed entriamo un attimo dentro, c'è la veglia di Pentecoste qui, ci affacciamo, eccoci qui, qua siamo nella cattedrale affinché voi possiate respirare. È bello, questo Signore pietà, scendi. Siamo entrati mentre si cantava il Signore pietà. È straordinario, vedete le coincidenze di Dio. Signore pietà e Signore vieni, scendi, perdonaci. E il Signore elargisce la sua misericordia su di noi. La seconda suggestione non è solo in quel tempo, ma in quel luogo, in quel luogo. Quel luogo che diventa la porta e l'icona della Chiesa, la porta e l'icona della Chiesa. Io la vorrei chiamare la porta della felicità. Dice un filosofo, Søren Kierkegaard, scrive così: è la porta della felicità, ci circonda. La porta della felicità è la vita. La porte blindate invece incarnano la sconfitta dell'umanità. Ed è vero, la porta della felicità è una porta dalle braccia aperte. È un po' come Piazza San Pietro, un po' come Piazza San Francesco. Sono le braccia allargate. Invece la porta blindata, chiusa, è sconfitta. Un cuore chiuso è sconfitta. Cuore aperto invece è felicità.
Allora, questo luogo, questo cenacolo, ci dice che è necessario avere le porte aperte, non chiuse dal di dentro, blindate, dove c'è un uomo impaurito. Buonasera, buonasera. E quindi credo che questa porta della felicità significa che la nostra vita è una vita aperta, è una vita aperta. Qua si è mosso tutto il cellulare, non so cosa sta accadendo, ogni tanto succede. Eccoci qua ancora, chissà che succede, mannaggia. Vediamo un po', spengo. Eccoci qua e andiamo avanti, io sto seguendo di qua. Sì, buonasera, siamo in diretta, solo un attimo. Grazie. Eccoci qua, saluto la brava gente che ci segue. Poi un altro aspetto, oltre a vedere quel luogo, abbiamo detto in quel tempo, in quel luogo, in quegli uomini, vedete, ci sono dei momenti di solitudine che cadono all'improvviso, come una maledizione, nel bel mezzo di una giornata. Sono momenti in cui l'anima non vibra più. Questa è un'affermazione di Alda Merini. E questo significa sperimentare la solitudine. Invece quando la vita è aperta alla grazia di Dio, e allora l'anima vibra. Come è vibrata la vita dei discepoli. E allora che cosa è accaduto? Sono usciti. Sono scesi dal piano superiore, anche qui questo scendere degli uomini che si fanno prossimi. È bella l'immagine che dice che stavano sul piano superiore. Non solo stavano sul piano superiore per sintonizzarsi con Dio, ma anche per evidenziare questo movimento, che l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita è un'azione dello scendere, cioè del farsi prossimi verso gli altri. E noi ci auguriamo questo, che la Pentecoste possa far sì che la nostra vita sia un'azione di prossimità, un'azione di prossimità verso gli altri. Bene, allora, andiamo avanti. Erano queste le tre suggestioni. E allora come invocare adesso Maria per questi 5 minuti? Io ho scelto un'immagine, lo sapete, mi rifaccio sempre al testo, di Don Tonino Bello che ho riportato nel testo in Natale di Maria, no? E ci dice una cosa molto interessante, solo un attimo, eccoci qua, che qui stasera c'è anche un po' di vento. Che invoca Maria come donna, pensate, del piano superiore, donna del piano superiore. Allora sentite, ci affidiamo a Maria pensando a lei che sta nel cenacolo con gli apostoli, a lei che incoraggia gli apostoli ad uscire e anche a disporsi a questa azione dello Spirito Santo. Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona della Chiesa. L'icona è sempre quell'immagine che ci fa vedere e intravedere il paradiso. Le icone sono delle finestre, direi, delle finestre al cielo. E quindi Maria, in questo senso, è una finestra al cielo. Ecco, qua c'è un vento. Vediamo un po' se riesco a posare. Eccoci qua. Santa Maria, donna del piano superiore, tu che hai vissuto la tua personale Pentecoste, che avevi già vissuto questa Pentecoste all'annuncio dell'angelo, quando lo Spirito Santo scese su di te e su di te stese la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Se perciò
tutti fermarsi nel cenacolo fu solo per implorare su coloro che gli stavano attorno, cioè i discepoli, lo stesso dono che un giorno a Nazaret aveva arricchito la tua vita facendoti dire di sì. E allora è bello pensare a questo accostamento tra Maria e la Pentecoste a Nazaret e tra Maria e la Pentecoste con i discepoli, che significa dire sì, sì a Dio, sì all'uomo. Santa Maria, donna del piano superiore, aiuta i pastori della Chiesa a farsi inquilini di quelle regioni alte dello Spirito, cui riesce più facile il perdono delle umane debolezze, più indulgente il giudizio dei capricci del cuore, più istintivo l'accredito sulle speranze di resurrezione. Sollevati, o Maria, dal pian terreno. Sollevaci dal pian terreno, sollevaci dai codici, perché solo da certe quote si può cogliere l'ansia di liberazione e il perdono. Santa Maria, donna del piano superiore, facci contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita, la gioia, la vittoria, la salute, la malattia, il dolore, la morte. Sì, Maria, solo aperti allo Spirito noi saremo accanto all'uomo contemporaneo, saremo accanto all'uomo contemporaneo. Bene, allora vogliamo andare avanti, vogliamo camminare e ci vogliamo augurare davvero una bella Pentecoste, e preghiamo vicendevolmente insieme, Lo Spirito Santo vieni, abita le nostre vite, abita le nostre vite. Bene, allora, adesso andiamo ai saluti, brava gente. E scrivete anche per voi che cos'è lo Spirito Santo, scrivete per voi che cos'è lo Spirito Santo. Sarebbe bello poterci leggere quello che noi pensiamo di questo, di questa terza persona della Trinità, che cos'è per voi lo Spirito Santo. Scrivete qualche commento, vediamo di leggerlo, ok? E adesso vado ai saluti, prendo i fogli, eccoli qua. Vediamo un po' se riesco, Vediamo se riesco, eccoci qua, solo un attimo. Eccoci qua, ho trovato i saluti, Ci siamo, eccoci qua, E allora, intanto facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Rita, che oggi è il loro onomastico, e poi facciamo gli auguri anche a tutti coloro che oggi, stasera o domani ricevono il dono della confermazione, della cresima, So che in molte parrocchie ci sarà questo momento per i nostri giovani, E mi raccomando. Aspettate solo un attimo, eccoci qua. E voilà. Eccoci qua, Mi sono dovuto abbassare perché... Eccoci qua. Era caduto un fogliettino, E allora andiamo ai saluti. Come va? Eccoci qua. Va bene? Forti? Allora, adesso vado ai saluti, ci auguriamo davvero una bella vigilia di Pentecoste, una buona giornata di Pentecoste per chi domani si affaccia e vive questo momento di condivisione. E mi raccomando, se possiamo andiamo a messa, mi raccomando, questi momenti non escludono la celebrazione. Allora, andiamo ai saluti, siete pronti? Andiamo ai saluti? Sia ieri sera che stasera c'è tantissimo vento. Allora, Monica Mangiaro vorrebbe gli auguri per i 32 anni del figlio. Ogni bene, 32 anni, buon compleanno. Poi Maria Rita vorrebbe gli auguri e una preghiera perché sta vivendo un momento difficile, quindi
vi assicuriamo la preghiera, eh. Ma la vita forte, avanti, vedrai, si supera tutto nella vita, eh. Poi Chiara vorrebbe una preghiera per avere la forza di superare un momento difficile. Anche a te, Chiara, coraggio. Non vi scoraggiate. Il primo passo per superare le difficoltà è crederci che ce la possiamo fare. Poi Paola, la mamma Liana, compie oggi 80 anni. Gli facciamo gli auguri, eh. Lunga vita, lunga vita. Poi Monica vorrebbe gli auguri da parte della mamma Monica, del padre Emanuele e di tutta la famiglia per i 12 anni della figlia Daniela. Daniela, un abbraccione forte a te, ogni bene. San Francesco ti sostenga, eh. Forte, forte. Buonasera. Poi, eccoci qui, eccoci qui. Nina e Mauro, nipotini dei signori Chiara e Gabriele, compiono oggi 11 anni, un augurio e una preghiera per loro. Nina e Mauro, quindi ogni bene allora, forti, fate i bravi, 11 anni, non facciamo i discoletti, Me lo promettete? Sì? Fatemi sentire il vostro sì. È arrivato, ecco qua, va benissimo, ho sentito, Poi Elisa vorrebbe gli auguri per Riccardo, che si mandò oggi. Abbiamo ricordato che veramente oggi sono tantissimi cresimandi, e un buon onomastico alla mamma di Riccardo perché si chiama Rita. Ogni bene, eh. Eccoci qui, prendiamo l'altro fogliettino. 2, 3, 1, 3. Poi Pina vorrebbe gli auguri per Antonio, 35 anni ieri, ed è un musicista. Antonio, ti auguro ogni successo e ogni bene nella tua vita, Poi Rossellina, gli auguri per Gaia e Francesca Rita, 19 anni oggi. Allora, più che maggiorenne, San Francesco ti protegga, ti sostenga, e anche Santa Rita. Poi Anna Rita vorrebbe gli auguri e una preghiera per il suo onomastico e per il compleanno domani, che compie 61 anni. Anna Rita, fortissima allora, Quindi bingo tra oggi e domani, forte. Poi Elisa vorrebbe gli auguri per i suoi 37 anni compiuti oggi, Ogni bene Elisa, forte, forte. Patrizia vorrebbe gli auguri per la nipotina Giulia, 3 anni. Giulia, un abbraccione, E anche a te, la Madonna ti stia accanto, e ti accompagni. Raffaele, gli auguri per la moglie Emilia, di buon onomastico e 41 anni di matrimonio. Bellissimo, forte. Un abbraccione a tutte e due, E datevi un bacino adesso però, Un bacino, ok? Forte. E eccoci qua, manca l'ultimo fogliettino. Aspettate qui. Stasera è un'impresa titanica, anche stasera, Eccoci qua, devo posare i fogli, vediamo un po'. Se ci riesco, eccoci qua, solo un attimo, prendo l'ultimo fogliettino, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, gli ultimi 3 auguri, eccoci qua. Maria Rita vorrebbe gli auguri per i suoi 70 anni, per l'onomastico, insieme a una preghiera perché il Signore l'aiuti a superare le sofferenze di ogni giorno. Maria Rita, forte. Poi Anna vorrebbe gli auguri per il marito Antonio, 60 anni oggi, da parte di Gianfranco, Zaira, Anna e Gianvito. Bellissimo, Ogni bene, forte, E poi l'ultimo, eccolo qui, Elisabetta, della chiesa di Gesù Maestro di Collegno, ci saranno le comunioni e vorrebbe un saluto a tutti i ragazzi che la riceveranno sicuramente, E faccio anche i nomi che me l'hai scritti: Luca, Sofia, Giovanni, Andrea, Gabriele, Giorgia, Emanuele, Ettore e Riccardo. Ragazzi, fortissimi, Siate la squadra di Dio, Mi raccomando, e segniamo il gol di Dio, che è l'amore, ok? Lo Spirito Santo ci fa essere goleador di Dio, ci fa segnare i gol dell'amore. Questa immagine è forti, 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 forti,
e vi lascio con la parte più alta di Assisi, che è la Rocca. Buonasera, brava gente, e buona giornata, brava gente, per chi si affaccia domani o oggi.